Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Allora, stavolta voglio fare un video un po' diverso dagli ultimi che ho fatto. Un video in cui vi voglio leggere le conversazioni più assurde che ho potuto trovare tra mamma e figlio. Iniziamo da questa. Praticamente, qua, non so se la vedete, ha mandato una bella immagine. Che si legge ti amo, però in realtà sarebbero le lettere iniziali per dire una frase. La figlia dice: torno tardi, non aspettarmi alzata. Intendi chiamarmi altre 20 volte? Arrivo con un paio di amici. Mezz'ora per scrivere ciao, ormai sono grande. La mamma risponde. Usando, diciamo, delle frasi le cui iniziali, diciamo, se messe, se lette in verticale, c'è scritto uguale ti amo. Come potete vedere da qua. Ti devi stoccare le gambe quando ti chiamo alla prima volta. Immediatamente. Arrivi con amici solo avvisando. Mezz'ora per visualizzare un mio messaggio. O stai alle mie regole o vai fuori. Confronto a questa mamma, la mia mamma è un angelo. Questa è una, diciamo, una signora che pensa di mandare la foto a suo marito quando invece manda la foto al tecnico della caldaia. Praticamente ha mandato questa foto e dice: guarda quanto è bella tua figlia. Mi scusi, ho sbagliato, volevo mandare la foto a mio marito, cioè a quello della caldaia. Gli sarà venuto un infarto, dice oddio, c'ho una figlia e non lo sapevo. Che infarto. Questa è una conversazione tra mamma e figlio, molto semplice. Senti, a casa abbiamo qualcosa contro la tosse? No, ognuno è libero di tossire quando gli pare. Tossisco a mio piacimento. Questa è una mamma che manda un messaggio a suo figlio. Non fare troppo tardi, mi raccomando. In realtà sarei già a letto. Ho sbagliato figlio. Cioè, praticamente questa mamma cosa ha fatto? Ha confuso i suoi due figli. Ma saranno gemelli? Perché altrimenti non so spiegare questa cosa. Questa praticamente è una figlia che manda un messaggio a sua mamma per avvisargli che una persona è morta. Mercoledì mattina andiamo al funerale di puntini puntini. La mamma risponde: è morto. Secondo te? Cioè, tu vai al funerale di una persona? No, la trovi viva. Scusate, questo lenzuolo così, ma. Ah, sì. Faccio effetto fantasma. Questa è sempre una figlia che manda messaggio a sua mamma. Sono 2 o 3 giorni che lo vedo girare da queste parti. Non mi sembra abbia il collare. Molto probabilmente sarà un cane randagio. La mamma risponde: bisogna chiamare la chiappa ai vari. Cioè io mi immagino una chiappa gigante che cattura il cane, quel povero cane. Ma perché? Che destino crudele, no? Questa in realtà è una conversazione nel gruppo di famiglia, come di solito si usa. Anche se non capisco l'utilità di questi gruppi perché vivendo sotto lo stesso tetto bisognerebbe parlare a voce, però vabbè. La mamma dice:
Chi ha appeso il gatto in giardino? La figlia o il figlio risponde: ma come ha appeso in giardino? Tanti punti interrogativi ed esclamativi. La mamma risponde: il matto. La figlia risponde ancora: quale matto? Mamma, ma che succede? Mi immagino Dio. Prima il gatto, poi il matto. Ma cosa non va? La mamma, il sacco. La figlia, giustamente poverina, ha risposto: mi hai fatto prendere un colpo. Il padre. Dopodiché risponde. Diciamo che interviene a questa conversazione. Toglietevi il telefono. La mamma. Zitto tu che un giorno il gatto lo hai appeso davvero. Il gatto. La figlia. Scusate. Cioè, povera ragazza. Ritrovarsi con tuo genitore così. Ma perché? Oddio. Ragazzi, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e ci rivediamo prossimamente.